Grazie, Cala. Ok, Non lo so. dovrebbe essere tornato tutto a posto. Ho rimesso anche gli alert. Niente. Sono le 17:13. Pensa a me. Come faccio a levarmelo sto cazzo di corvo, E niente, devi semplicemente fare azioni, camminare. E scompaiono poi da soli. Sono le 17:13, poi faccio la segnalazione. Sono famosa, ragazzi! Finalmente mi hanno bottato. Ma Detta quel così. Jen è ancora lì, perché se no ne incominciamo a fare un altro, sinceramente. Ok. Ora che mi insegue senza sosta. A me mi ha mollato, avevo pure fatto rumore apposta. Oh, c'ho 871 follower. Mi hanno fatto 40 follow. No, così ho fatto la cavolata della vita. Ho Banna, fatto la banna, banna cavolata i della vita. bot. Ragazzi, scusate se... però c'è stato No, un vabbè, non ti preoccupare. inconveniente. No, non ti Cioè, più preoccupare. importante è il bottaggio che il match Basement. qui tanto. Cacchio. Quanti cacchi di skill check escono? Grazie. Prego. Sento Arrivate ancora il qua. suo canto, sento ancora il suo canto nei dintorni, ma non lo vedo nelle scale. Zecchino, venga a salvarti. Ragazzi, fa adesso Jen intanto. Sì, lo sentivo. Salvate la Cheryl, salvate la Cheryl! No, ho sbagliato! No, sta venendo da me. Dov'è la scala? Dov'è? Dentro, dentro! Zecchino, resisti! No! Mi prende, certamente. No, vabbè. Scusa, Liucchino! Mi prende, Vabbè. ragazzi. Ma dai, io sono andata a sinistra e lei mi ha buttato a destra l'accetta. Com'è possibile che mi prende? Ok, il gen è finito. Una volta mi devo Vediamo dove si registrare un porta. Ok. match. E devo scrivere al supporto a dire questa roba è veramente vergognosa. Ragazzi, abbiamo combattuto contro Scooby-Doo. Si chiama Scooby-Doo. Ma Ha seriamente? portato giù? Sì, c'è Sì. l'icona di Scooby-Doo con il nome di Se qualcuno mi Scooby-Doo. prendeva una hit mi divincolavo, però. Però ho bisogno di un qualcuno che si prendeva la hit C'ha mentre mi 200. divincolavo. Questa c'ha 204 ore. C'è un Non mi problema che mi convincono. toglie, eh? Io lo dico, a me non mi Vengo io, convincono vengo io. Pazzarola. Vabbè, sicuramente se ti hanno bottato, scrivi anche, avvisa anche al supporto di Twitch. Sì. Non mi convincono. Non so dove sono le scale, quello è il problema. Mi sa dentro la... Ok. Cazzo, alla fine mi ha preso. Io sono andato. Sono 41, Gala. No, sono 31, scusa. No, Vince. Vabbè. Secondo me bottavano adesso. E me, meglio bot prima che tu. Beh, quello è vero. Allora, lascio fare a te, se no a finire che ci sovrapponiamo e succede il casino. Che è capace che quando li bannate tutte e due li sbannate. Eh sì, appunto, quindi a me se lo fa uno solo. Cacchio, Scooby-Doo si chiama, è vero? Che dice le bugie? Mattano due generatori. Che non faremo mai. Ah, uno è fatto. Ce l'ho davanti. Così. Questo qui è un po' esposto però. Cioè, Vince Ho fatto pensava che dicessi le una bugie, cazzata. ma vedi questo.
grazie mille Valenino, grazie mille. No, ragazzi, sono famosa. Oh, finalmente anch'io sono famosa su Twitch. Dai, la prossima cosa che bisogna fare è che è una stoppa per Larry. Dove la mettiamo? Adesso decidete, Larry, dove mettiamo la statua? La voglio mettere vicino alla sede di Twitch, come quella che è stata buttata di meno. Perfetto. A modo stato della libertà, quella di Twitch. Esatto. Comunque lo so che la stiamo pensando tutti, ma non lo possiamo dire. No, non mi dire bottana perché te meno. Lo so che l'abbiamo pensata tutti sta battuta, ma nessuno la può dire. Io no, non l'ho pensato invece. Vedi, Ryukin è buono, non è maleducato come te. Dai, ce l'ho presso. Ciao Sakina. Un paio di partite con noi e ci prendiamo anche Ryuk, ce lo portiamo dalla parte nostra. Con 20 follow. Facciamo deviare la mente. Raga, però che cos'è la Maria? Mi vuole far cambiare la mente, io no! No, lo sta camperando questo Gen, non c'è verso. È finito praticamente. Gen finito. Ma mi sa che la Lurida vuole me. No, mi sa che sta qua vicino, sta cercando me. Ha cercato me. Comunque io l'avevo tolto l'alert, ma non ce l'ha perso, devi metterlo. Mi ha visto, niente. Sakina, cerca la botola. È impossibile, me sa. Tanto mi ha visto e sulle mie tracce. Può essere, Kala. E se mi prendi, guarda, Mi prenderà? Certamente, l'accetta subito caricata a lei, Mi raccomando, ma è un poco di animazione lunga per caricarla, mi raccomando. Sempre veloce, te devi fare le cose. E l'hanno baffata pure, è meglio che non mi fanno parlare. Non lo so, essa colpa mia. No, sei morta, porca miseria. Bambini così. L'hanno baffata per colpa mia, lo ammetto. Sì, ci avranno tolto le accette, ma ci hanno messo più velocità ed è disumana la sua velocità, guarda. Ma quanti so, Kala? Mamma mia. Non finiscono più. Io devo scrivere. Ovviamente non la troverò mai, la botola, perché qui è impossibile. Ecco, ci ho dato pure l'int di dove sono, apposta. Scusa, io devo scrivere. Cosa? Scooby Scooby Doo, where are you? Vediamo se c'ha pure Nurse Calling. Tanto sono spacciato. Ciao Simo. Guarda come sta bene. Simo, comunque io ti saluto, ti mando un sacco di cuoricini, anche se io ho rifiutato la tua richiesta di matrimonio, mi dispiace. Però te l'ho detto come la penso. Mamma si è sposata con papà, mia nonna si è sposata con mio nonno. Scusa Simo, io ti voglio bene Simo, come stai? Simo, oh, sono famosa! Dai ragazzi. Ma visto, addio ragazzi. Ah, ma tu stai ancora in partita, è vero, scusa. Purtroppo sì, no, vabbè, figurati. No! Ma la botola non si trova, E quella è la cosa che... Cura di sé. Più la cerchi e più si nasconde la maledetta. Mamma mia. Comunque ho segnato 17:10, 17:13, poi dopo faccio il ticket. Cioè, non è che mi esce a culo la botola, niente. Non la sento nemmeno. Dove mi è la botola? Ah! Mi
se mi stava prendendo. Che cazzo di paura. L'hai trovata? No, ragazzi, la botola non esce, non c'è. Non è che sta giù. Mi chiedo come sia possibile. Guarda, tutta la mappa, sono passata pure nel centro, raga, non c'è. Ma non è che sta giù, dico? No, è impossibile. Meno male non ho depippato. Ma che... Vabbè, sono... ho perso. Sì, il vicolo cieco, I'm dead. Vabbè, ho fatto quasi massimo di inseguito, va bene così. Io vorrei capire veramente dove era. Mo' su un monte Fuji, vuoi vedere? Su un monte Fuji, No. Perché veramente non riesco a capire dove possa essere. Cioè, in mezzo alla mappa non c'è, intorno allo shack non c'è. Sulla nave non l'ho sentita. Questo è un monte Fuji e nemmeno c'è. Cioè, veramente, dove cavolo è? Uscite la sta botola. Minchia, oh. Ah, aspettate, intanto accetto. Ma poi che sta facendo lei? Non ho capito, la sta cercando per chiudermela, mica per lasciarmi andare, non esiste proprio. Quanto è stata stronza finora, non penso ti voglia lasciare andare. No, infatti. Secondo me vuole chiuderla per fare punti. Il monte Fuji. Eccola là, dove cavolo è? Dove cavolo era? No, ti prego, non dirmi che mi vuoi far morire con l'entità, perché me ne vado, cioè devo stare qui tutti sti minuti. Mi sa che uno non era un bot, però, sapete? Di quelli bannati. Sì, perché c'è un certo Ale Salva che sembrava il nome normale. Vabbè, se vuole fare richiesta di riammissione la può fare. Sono finiti, Gala? Ok, sì, sono finiti, l'ha levati tutti. GG, Gala. GG, Gala, grazie mille. Ma secondo me non ti trova neanche okay. Più. Ma poi come lo devo fare il ticket? Cioè, non mi è mai capitato, ragazzi. Ci sto dando anche l'int, sono qui. Safina, ma poi com'è andata con The Last of Us? Visto che ci giocavi l'altro giorno quando ti ho raidato. Ma è una tua first run? Niente, raga, non mi molla. Sono qui stesa a terra, ma non mi molla. Il senso, cioè non mi prende, volevo dire, scusate. Oggi non riesco a parlare. Non riesco a dire cose di senso compiuto proprio. Ah, tranquilla, per me è normale. Sì, ma sì, praticamente ho avuto il mio primo attacco bot. Sono famosa adesso. Ma mi sa che fra poco faccio esca, abbandona partita e De Pippo non me ne frega, perché sinceramente non mi sta prendendo. È bellissimo, Safi. Bellissimo. Che poi la cosa bella è che farsi ammazzare dall'entità non gli dà neanche punti. Lo so, il problema è che sto a meno della metà, ma non si sbriga a concludere il tempo. Ma che palle. No, ma veramente Safi mi ha perso. Comunque sì, io me lo sono giocato in 3 giorni. Facevo tipo 10-15 ore di fila. Ero... ero morta. Sono in first con il second day con Abby. Oh, ok. Poi voglio sapere che ne pensi, eh. Cioè, sto spazzando tutta Backwater col mio corpo, perché questa non mi viene a prendere. È incredibile, ragazzi. Cioè, what the fuck? Com'è possibile? Però complimenti alla resistenza. Sta pulita per la prossima partita. Sì, sai perché? La soddisfazione di non dargli la morte con lei che mi appende, no? Ma muoio per il tempo, quindi è più soddisfacente, perché... Mm. Sì, perché veramente se loro... Sei morta? Ah, ok, sono morta perché ho perso la vita. Ecco, perché veramente c'è, cioè, non gli dà la kill. Se ovviamente lei non la prende, non gli dà la kill. Safi, ti capisco comunque. Ma quante ore ha? Questo dei Conchinis. No, nemmeno a me, Simo. Il primo l'ho 204. Giocato solo 12 volte. Scooby-dooby-doo.
Where are you? Bafangu. Io dove lo scrive? Fuck you too. Scooby Scooby Doo. Fuck you too. Scooby Scooby Doo. Bafang. Fa pure rima. Mamma mia. Dove cavoli sei? Agilità, ok. Mi sa che prima ho dimenticato pure. Viene detto che anche alla fine del secondo. Dovrò piangere. Oddio, io non ho pianto alla fine del secondo. Però speravo in qualcosa in più. Cioè, nel senso, è bello il finale, però c'è un interrogativo, ecco. Ti dico solo questo. Le banane. A chi piace delle banane di noi? Io. A me. Quindi tu sei una banalena. Che so? Una banalena. Una banalena cos'è? È una persona che ha la civilizzazione delle banane. Sì, sì, allora sì. Perfetto, questo è il mio numero, così puoi venire nella mia città, va. Va bene. È la banana che mangia le banane. Mi avete dato della balena. Va bene, sono un po' cicciotta, va bene. Sono morbida. Però io sono stata brava perché durante l'attacco botto io ho levato il totem, ecco. Bravo, multitasking. Tanto che bestemmiamo in testa, levavo il totem. Stasera glielo dirò, Micio Romeo. Ah, ma Romeo! Io sentito te. Sì, sì. Ma che ora è tornato stanotte? Era tardi, tipo le 3:30. Romeo ci ha avuto il matrimonio del fratello ieri, quindi... C'è Moro che gli vuole chiedere il menù per forza. Spero che non si sia segnato niente del menù. Ma Moro è diventato pressante questa cosa del menù. Potrebbe mamma rompere mia. Le scatole. Interrompe il cazzo. Gli voglio tanto bene in mano, però ogni tanto ci si mette proprio di prepotenza con quelle due palle. Allora, dov'è un giuennolino? Alle 22 ancora non aveva mangiato, ce l'aveva detto Moro, che gli aveva scritto. È già qui, è Pyramid Head. È Piramidone? Eh sì. Indovinate chi è l'ossessione del killer? Ovviamente tu. Non può essere altrimenti, Vince. Renato? Perché Renato? Ah, il triangolo. Ho capito. Il triangolo, no. Perché c'ha la testa a triangolo piramidale. Il triangolo, no. Non l'avevo considerato. Manco il piramidone. Ce l'ha ancora con te? Sì, sì, sto facendo perdere un po' di tempo. Oh no, c'ha Ruin maledetto. C'ha Ruin maledetto, sì. Mi sono staccata perché pensavo fosse qui e niente, Ruin. Lo vedo. Ma tanto io lo so dove sta. Io lo so dove sta quel totem. Mi ci gioco tutto. Sono al centro. C'ha barbe... No, non c'è la barbecue. Non c'è la... il barbecue. Momento che non voglio mollare sto gen se non mi ha visto perché sono a 3/4. Fate il gen. Cioè, secondo me progredisce proprio in una maniera incredibile. Sì, sì, no, vai a salvare Ola oppure lo andavo a salvare io. Non t'avevo visto, a dire il vero, no, Lady. Non t'avevo proprio visto, eri mimetizzata. Ma levarsi, aspetta. No, levati. Non voglio essere. Grazie mille, Sofina.
Questo vuole essere che sia la sua fidanzata. Non la voglio essere. Fatemi vedere se ci sta sopra il totem che a volte c'è. Voglio andare a vedere l'anca. Io sto andando proprio sopra. Io sto andando proprio sopra. E quello è pure. E non lo vedo, boh. Eccolo. Sì, sta lì, sta lì. Lo vedo, lo vedo. Una finestra, ti prego, una finestra. Ma stai andando sopra da dove? Mi sto venendo porca miseria, non ci fa. Non ci fai togliere, mi hai fatto pure prendere, mannaggia Ryuk. Scusatemi l'urlo, ragazzi, mi ha assordato le orecchie perché c'ho degli acuti incredibili, lo so. Dai. Ma non hai fatto togliere il ruin all'Edina. Ah, ci torno dopo. Sempre Ryuk, sempre Ryuk. No, lascialo stare. La vado a levare ora. Ce l'ho con me. Vabbè, io allora faccio un gen, dai, se no se stiamo tutti lì non concludiamo nulla. Raga, ce l'ho con me, ce l'ho con me, ce l'ho con me. Ce l'ho con me. Cazzo, mi ha preso con una mano. No, tranquillo. Lo stai togliendo tu il totem, Ryuk? Sì, no, sì. Niente. Toglilo, toglilo. Io... Non era coso. No, era quello, solo che c'ha Undying. Undying. Oppure potrebbe sarebbe anche essere che... Divora Speranza, eh. No, no, Divora Speranza no, si attiva dopo tot gun, ci sta arrivando. Grazie mille, Nintendino! No, no, Divora Speranza sta sempre attivo, eh. No, no. Dopo che fai alcuni ganci, ce l'ha con me. Che non mi ha preso, puppa! Puppa! Siamo andato, raga. Sta tornando indietro, aiuto! Però no. Dovete prendere altro. Dobbiamo rispettare. Allora, dobbiamo rispettare il gioco originale. Devi inseguire a James. Devi inseguire a James. Non a me. Vedi, corri dietro di me. Nel caso puoi prenderti una hit per 10 secondi. Non t'ho visto! No. Non sono scappato. Ledina, vai, vai, Ledina di là. Vai, 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 vai. Che lo sto a tenere, io. Ho scavettato! No! Ho scavettato, Gigi! Ho scavettato, che lurido maledetto! E infatti era anche 15. E teneva barbecue in chili, rovina, che tra l'altro non ci avevamo ancora tolto. Ha reggiquittato perché non riusciva. Perché non riusciva a prendere il culo. Praticamente tutto il tempo in un unico loop. Sì, Ryuk comunque teneva Undying, che sarebbe che il totem, ci sono due totem accesi. Sì, se becchi subito quello buono si toglie, se non becchi quello buono si sposta in un altro totem. No, no, tipo la speranza devi fare alcuni ganci prima di poterla attivare. Ma ha detto lo che vediamo subito. Tanto sportivo il tipo. Non mi ricordo quanto, perché io non l'ho quasi mai usato, sto tipo la speranza. Cioè, praticamente in un loop che probabilmente continuiamo a utilizzare l'abilità e lui non riusciva a prendermi. Ma fermo, non va. Praticamente lui per avere token, fino a un massimo di 5 token, deve stare entro a 24 metri dalla persona che sta sul gancio e nel momento in cui viene sganciato acquisisce un token, fino a un totale di 5. Con 3 token ha la vulnerabilità, con 5 token ha il mori praticamente, ti uccide direttamente e con 2 invece che fa? Ah, ti mette più velocità, per 10 secondi, per del 3-4-5%. Questa è Divora Speranza. Grazie mille a Nintendo e a Safi che mi hanno fatto l'ostino. Grazie mille. Ma quindi io me li devo tenere i bot? Per il momento non puoi fare niente. Dovrà farlo Twitch, che io sappia, che ci mette un bel po' di tempo. Però non è una cosa immediata. Te li tolgono loro, ma dopo un po' di tempo, purtroppo. No, poi so che ci esistono dei programmi, però non vorrei che poi ti tolgono altre persone che non sono bot, perché io mi sono trovata al canale di un'altra persona che io ce l'avevo il follow, però non so per quale motivo poi all'improvviso non ce l'avevo più. Quando io praticamente non l'ho mai tolto il follow, a meno che non è stata bottata anche quella persona e quindi ha usato questo programma e ha tolto anche persone che non sono bot. No, ci sono rimasta un attimo perché a me, cioè io non tolgo i follow, se li ho messi li lascio, non ho motivo di toglierli. Ma ogni tanto Twitch toglie a caso, eh. Una volta mi ha tolto il follow anche. Da Emu. Anche, sì, infatti sì. Ci rimasi, però glielo dissi a questa persona e disse no, 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 non ti preoccupare, figurati. In replica. No, io non le faccio le repliche, quindi non le metto mai. Però ammazza in replica pure, bottano.
Perché la replica probabilmente serve una streaming che tu riproduci, però la gente può sempre scrivere, quindi in pratica è come una sottospecie di compagnia, come si può dire? Ammazza la sua prima replica, Purello! Oddio, Sakina? Cosa, Sakina? Che succede? Non è che si è allontanata? Okay. No, ci sono, scusate, okay. Mi ero un attimo mutata, perché a volte ho paura che incominciano a fare rumori, perché... Anche se forse sono chiusi i negozi oggi, sai? Eh sì, non li vedo ancora aperti a quest'ora, meno male. Però tra i Valentino Rossi della situazione che passano, quelli dei negozi giù, se si mettono i bambini nella villa, che pare che stanno in casa con me, tanto che gridano, io scenderei col lanciafiamme, veramente. Ma prima mi stava passando davanti alla finestra il mio vicino di casa, cosa che lui c'ha... C'abbiamo il cortile, però manca a dire che c'è il cancello dalla parte mia, no? C'è il cancello dalla parte sua. E io me lo stavo a vedere davanti alla mia finestra. Ma io dico, ma sei lo spogliata perché fa caldo? Ma, Dio mio. Già. Mi dà un fastidio. Infatti. Io sto al piano terra e mi dà fastidio per questo. Perché poi io ce l'ho davanti al cortile di casa. Io ciò sono tra i palazzi, in realtà. E quindi anche io a volte, se ho bisogno di stare, non lo so, in reggiseno o qualcosa, devo mettere sempre la tenda davanti la... Come si dice, la finestra, perché sennò ovviamente mi possono vedere. Cioè, a me non mi passa l'aria. Però vabbè, in genere sto sempre in pigiama, quelli lì tipo pantaloncino e la canotta, quindi non ho questi problemi, cioè non ci sto quasi mai in reggiseno. È veramente raro, a meno che non fanno 40 gradi all'ombra e mi sento di bruciare, allora in quel caso sì. No, ma a prescindere, me lo so trovato proprio davanti alla finestra che parlava... Mentre stavo iniziando la live, ho detto, bene, mo se sentirà tutte le discussioni sue. Ma per fortuna poi se n'è andato. Però dico, boh. Io invece mi metto sul davanzale della finestra e mi metto a toccare fuori. Ma vedi questo. Io invece quando faccio live sono costretta proprio a chiudermi dentro, proprio per i rumori che ho spiegato prima. Cioè è impossibile stare con la finestra aperta. Se no sembra che sto in mezzo alla strada. Io a lui, tipo per esempio a mezzanotte cose devo per forza chiudere perché al tipo ci sono gli ubriaconi sotto casa. Tipo, una volta sono passati gli ubriaconi che urlavano e cantavano e quindi ho detto ma no, fanno la coretta questi. Lascia fare che io la vicina che fa il bagno sul balcone e si mette sulla sdraio con la piscina. Ma? LOL. Ah. Ma col PC è una streamer? Amurant. La sua vicina è Amurant. Ma non l'hanno bannata, cioè l'hanno risbannata? No, non l'hanno bannata. Perché c'è veramente un mio follow, perché veramente cioè è un matto anche lui, però quando fa il serio, e lui veramente stava a guardare un po' la live di Amurant perché si stava divertendo con i commenti che rilasciavano sotto la live, quindi. Qui non l'hanno ancora bannata. No, perché c'è anche la categoria. Solo. No, ormai hanno fatto la categoria. Per hanno fatto la categoria. Non può essere più bannata. Oh no, c'è intervento corrotto. Quindi dobbiamo andare nel gen centrale, perché è l'unico aperto. E sarebbe quello sulla casa, ragazzi. A meno che non troviamo il totem, no? No, intervento corrotto no. Devi aspettare tot secondi. Che sarebbero, non mi ricordo, 2-3 minuti. 2-3 minuti e scompare. Quindi se riuscite, venite in mezzo, facciamo quello. Ragazzi, a Scary Face. Tanto inevitabilmente ci vedrebbe, visto che ha visto già Ryuk, io direi di approfittarne piuttosto che perdere 2-3 minuti e fare quello centrale. Che sì, sta se riuscisse sopra. A trovare dov'è? Sì, sì, piano piano. Ledina, eccola qua. Visto che ce l'ha pure Ryuk, almeno. Purtroppo è un po' rompina, sta aperto, veramente. No, scherzavo! Non mi bullizzare! Ma ecco. Pure l'abilità! No, ma non ti sei fermato a guardarlo. Non sono fermato a guardare. Ma dipende, se gli stai di culo e lo guardi con la con la telecamera non serve. Ti devi stare proprio girato. Ok, brava GG. Oddio, ero sopra la roccia. Vediamo se ce n'è un altro nelle vicinanze per caso aperto. No, quello è chiuso. Ragazzi, quelli davanti, vi do un consiglio, quelli davanti la porta non li fate mai perché sennò trigenniamo. Sì. Significa che poi sono tutti messi vicino e la killer arriva facilmente al gen e niente. Ok, quello lì vicino lo shack è aperto.
No, no, non venite allo shack, non venite allo shack. Ah no, si sono aperti tutti, ragazzi. Mi sa che sono passati i due minuti. Allora vedo quello vicino allo shack, però c'è Ryuk e questo non qui ho più, che... non ho più la roba. Aiuto. Ok, allora io faccio questo. Vabbè, bravo, si è resistito un intero chase con la vulnerabilità. Ma perché questo mi ha lisciato per tipo 3 volte. Allora è di rank basso, apposta. Madonna, come cazzo c'è? Io sono a un altro gen, sto al lavoro appena, sono a un quarto. Ho trovato un totem. Non posso toglierlo, acceso? Però. Acceso? Sì, acceso, acceso. Dov'è? 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 Nella zona dove sto zona? Io. Delle cataratte. Vorrei cercare... Aglio! Ho fatto esplodere. Rovina, ragazzi. Ruin. Vado nella solo casa che... principale. Solo che purtroppo non ho ben capito dov'è. Ok, mi ha perso, penso. No, si è messa in furtiva. No, ce l'ha con me! Perfetto, ve lo vado a togliere. Vai, vai. Guarda, me la puoi anche puppare, caro. No, lo sto a togliere. Lei mi ha stalkerato, sto pezzente. Lurido maledetto. Oh no, ci sta Ryuk. Oh no. Tanto io tolgo, glielo tolgo. No, GG. Undying, penso che abbia undying. Ragazzi, purtroppo mi sa che me prende. Sto cercando un altro totem, però non mi pare di vederlo. Lo uno stava dentro la casetta e l'ho tolto, però era bianco. Io ho bisogno di curarmi, altrimenti... Ma dove mi hai preso? Ma dici meno cagate! Guarda quando va a scomparire la vulnerabilità, quando ovviamente... Ma non no, c'era un... Anche quella perk che quando prende uno in braccio blocca i gen. Ai, che palle. Fastidio. Niente, ragazzi, io non vedevo che c'era un counter comunque. E se gli hai tolto il totem, scusami, non Ertin Undying, mi sa. Ertin Undying, l'ho detto, infatti. Purtroppo ero nel chase, non ho sentito. Aspetta che sta nella casa centrale, Ryu. Perché ce sto io, ecco perché. Sì, ce l'ha con Ryuk, quindi sì. Arriva. Ma levati. Volevi, mi curo da sola e tu vai a fare... Volevi che... Cazzo, mi ha visto. Dove cazzo sono altri gen, mo? Questo è davanti la porta. Ragazzi, vengo a voi perché ho bisogno di una cura. Questo è fatto. Questo è davanti la porta. Meglio farne uno non davanti la porta per il momento, a meno che non sono rimasti là. Dove siete, però? Ha preso. C'è uno qua. No, raga, vabbè, sti cazzi, ne incomincio uno davanti alla porta, non li trovo, raga, non perdiamo tempo, dai. Però mi sembra Io sono vicino a una porta, te lo sto a di. Ok. C'è ruin. Purtroppo sì. Vado a sabavinzo. Quindi manca un totem ancora? Sì, perché ci avrà undying. Perché ci avrà undying per forza, di solito stanno vicino a Montefugi. Allora. Ci sta stalkerando. Perfetto. Te, t'ho tolto il potere, brutto rompino. Sì, sì, per togliere il potere basta. Ce l'ha con me. Ma dai, ma l'hanno visto comunque tutti che non era vero. State tutti voltati verso di lui, proprio interamente, con tutta la visuale, glielo togliete. Se state anche di spalle, ma lo guardate con la telecamera, non si toglie il potere. Non glielo togliete, della vulnerabilità questa. Io l'ho guardato in faccia. No, ma infatti a te non te l'ha messa la vulnerabilità. Mi ha portato giù. Io sto vedendo se trovo il totem, ma... È come cercare l'ago in un pagliaio, è quello il problema. Sì, infatti. Ci
pure una mappa maledetta, ma... Allora, per avere la mappa, devi dire mappa! Con la mappa, ma sta camperando! Vi sta stalkerando. Io vado a San Valerio. Allora ci penso io! Vieni, Yukino! La Cheryl di fiducia arriva solo per te. O forse no, ciao. Niente, mi bulla. Vieni, vieni, vieni. Che se non c'è qua ti vengo... No, aspetta, vieni qua, vieni qua. Dietro, dietro, dietro. Aspetta, raga, non ce l'ho... Non so se ce l'ha con me, eh. Io non dove sei, Leria? Ma da dove mi ha stalkerato? Ecco. Ma mi prendi per il fondelli? Ma seriamente? Aiuto. I tavoli, aiuto. Vai, vieni qua vicino alla finestra che te la lascio se vieni qua. Senti, però mi accompagni nell'Otherworld. Andiamo. Andiamo, ok, va bene. Andiamo. Mi prende, ragazzi. È un'esperienza un po' creepy. A me la vulnerabilità mai che, guarda, si scadesse dopo che lo tengo. Niente da fare. Non c'avevo più loop, erano lontani. Stava qui. Ma mi ha stalkerato attraverso le cose. Questo fetente maledetto può stalkerare pure attraverso le cose. Me lo porto via, me lo porto via, Lucchino. Attraverso i muri, sto ludido maledetto. Perfetto. Ti curo. Fai questo gen, no, fai questo gen. Fare i gen, fare i gen. Se no ce l'abbiamo vinta a questo lurido pezzente. Vince, tu li stai a fare gen per caso? Curi da sola? Sì, 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 tengo ancora tutto il kit, almeno lo spreco. Stavo provando a cercare il totem, ma... No, pure io, tanto vale continuare a fare i gen. Perché perdiamo però tempo. Bisogna andare a San Valerio. L'aveva saltato, la vado a salvare io. Chi è laggiù? Ti conviene tu perché non c'hai due, nemmeno il un gancio. Ah, non c'ho i gen. Non c'è nemmeno un gancio, io sono in pericolo di vita. A meno che non ce l'ho nelle ciappette e niente, mi sta stalkerando, okay. E lancerò un urlo. No, questo di mira a me. Ah, ok. Maledetto. Probabilmente ti aiuto a fare questa piccola parte. Trovate l'ultimo gen, raga. Ya, dobbiamo fa, dai, questo è scarsino. Ciao, Nick! Bentornato. Ma dove sarà il Beacon Kinis? Se nella casa principale sta. Sta nella casetta piccola. Là. In Canada. Davanti a me c'è un, c'è un generatore. Fallo. Ma l'ho guardato! Sta sul gancio il povero Vince, vado io, dai. Curiamoli in due, così facciamo presto. Ma mi sa che mo mi prende. Non è mai vero. Dang. Lasciamo. Dai, lasciate. Che lo sto a tenere, io. Ho visto un nerd stagionato. Sta stalkerando! Ho tolto il potere. Boom Beach. Get out the way proprio. E sono ancora resistito per la vulnerabilità io. No. Fatemi prendere da me. Avrei avuto culo che tenevi qualche loop buono. Ho trovato un altro. Dove siete? Gen. Perché se riesco mi faccio solamente inseguio. Stai seguendo qualcuno? A me. No, dove sei? Ma pure le dinamo, mi sa che ce l'ha pure con le dina. Ce l'ha con me! No, dove sei, Larry? Infame pezzo di trota! Dove sei? Ce l'ha con me! Ce l'ha con me! No! Addio!
Fate il gen. No. Vi ho voluto bene. Siamo tutti in quella zona, raga, concentrati. Come vi devo dire? Più o meno sta vicino alla casa centrale, ma non so dirvi dove. Sta venendo dritto da me. Che meraviglia. Se potevo prendere una hit. Sta venendo dritto verso di me, ragazzi. No, porca la miseria. Ma perché quando devo prendere la hit? Dai. Te l'ho tolto il potere, brutto luridazzo. Passa di qua. Rank 11, mi dico un'amica. Che penso che mo pensa a me. Sì, pensa pensando a me. Si chiama no, me. No, non pensa più a me. A un certo punto non ho avuto buoni luoghi. Scendo sopra. No, sta scendendo. Si chiama Midikun. No, ce l'ha di nuovo con me. Da, pensa solamente a voi. Ma mi ha rotto i cocones questo. Me l'hai rotti. Ma se mi stalkerà, mamma, guarda, mi devo mutare per 2 secondi. Scappa. No, me la prendo io. Perché ce ne devo dire 4. No, pensa sempre a voi. Pensa sempre a voi. Fai il gen allora, Ryuk. Mentre pensa a voi. Ma devo prendere un gancio. È quello il punto. Ho capito. Ma se non ci caga, basta. Facci morire. Fai il gen tu. Basta. Cioè, più di così non si può. Bills, sei pessimo. C'è la botola là. Dov'è là? Ma qualcuno c'ha la chiave? No. Ma che era un verso ma avevi un personaggio femminile, Vince? No, è Ash. Mica ha fatto un urlo da femmina. È vero, l'ho sentito pure io. L'avrà peso per il... Che palle. Lo devi guardare quando non senti il battito. Ti pare facile? Sì, l'ho detto prima per togliergli il potere. Ho altri problemi che hanno creato i vicini inutilmente, che prima devo risolvere e poi si faranno rispettare gli orari. Che hanno combinato? Ryuk, che stai a fare? Sto a trovare un gen, non lo trovo. Ecco, l'ho trovato. Ti ho tolto il coso, sei felice? Niente, ce l'ha con me. Però io ti ho tolto il potere. Testina. Mi potrei prendere quanto vuoi. Ho fatto fuggito in seguito massimo, to. Puppa proprio, Con chi ce l'ha? Con me. Scusami, Ryuk, non te lo volevo portare. No, ok, non ti preoccupare. Non t'ho proprio visto. È che i gen, proprio se non gli stai vicino, non si sentono. Cavolo! Dove eravamo quel gen che stavi a fa? No! Niente, sta da no, non lo faremo mai perché non si è trovato lui. Ma la prossima mi porto una mappa e vaffanculo. Mi sta mettendo giù. Ecco. Guarda, non ci pensare a me. Nascondi da qualche parte. Ma tanto. Ormai mi vedrà perché c'ha barbecue. Ok, Nintendo. Eccolo là. Dai. Io te lo voglio togliere il potere. Non mi frega di niente. Guarda, non. C'ho anche la perk che mi dà più opportunità di liberazione d'aggancio. E non me l'ha data una. Bella. Ma dov'era la botola? Bella domanda. Mo mi sta stalkerando sicuramente e mi metterà la vulnerabilità. Solo che ti dico solo che sei un lurido, perché non ti serve a niente, perché mi devi dare un colpo e mi atterri. Io mi sto cercando. Mi sto ammazzando facilmente io. Il problema è che non mi ricordo più dov'è. Era vicino un gen chiuso, ma. Sono morto, mo. Se era vicino un gen chiuso, c'era davanti la casetta. No, eccolo là. Niente, ragazzi. Vabbè, ho fatto inseguito e fuggito massimo. Che cavolo è? Va bene così. Significa che non sono io la scarsa. Gli ho tolto anche il potere tutte le volte, tranne una che non capisco ancora da dove mi abbia stalkerato. O meglio, attraverso i muri, perché questo lurido fa queste cose. Stalker attraverso i muri, già. Vabbè, ho fatto 2 pippe però io. Ed è una cosa normale, capito, per loro.
bella. Volontà di ferro. Quale? Ah, questa è di Jack Park. Ah, comunque l'abbiamo fatto salire al 10. Prima sta all'11. Raga, questo non c'era barbecue. Però c'aveva tremori fermenti, maledizione controllo del folle, intervento corrotto e rovina, sì. Gomboni! Sono pornato, un po' meno depressa. Non male, gomboni. Gomboncini! Gomboni! Gomboni, tu devi stare bene perché sei una personcina bellissima. Ah, ah, ah. Scatto improvviso per tutti. Volevi Ormond? Te lo metto io Ormond. No, volevo il fresco. Bene, io per ora mi fermo però. Sei sicuro? Sì. Sei sicuro? Sì. Va bene Vince, allora dopo. A dopo, ciao a tutti. Dopo. Nintendino, dopo, vuoi giocare con noi? Ciao Safina. Nintendino, vuoi giocare? No Vince, no party. Però è migliorato un sacco. Bravo, bravo. Cala, hai paura? No, aspetta, io ho paura. Sì. Nintendino non risponde. Ciao Safina. Vabbè, facciamoci da noi. Ma no, gomboni. Pure io mi sbaglio con le voci. Bene, Twitch mi sta dicendo che dalla prossima settimana ci saranno un sacco di problemi. Yeah! Ovvero ci sono i tornei. Io pensavo che erano già in corso i trofei. I trofei. I tornei. Era più una citazione a Vince che ti rispondeva freddamente Vince. Vince! Vince si è proprio allontanato dal PC, non ho capito. Grazie mille Valenino, l'ho visto adesso che mi ha mandato il tool. Perché non sento più Sagina Riocchino? No, io ci sono sempre, ci sono. Ci sono! Ma hai ucciso! Hai preso un colpo! Sì, già, sicuramente i miei acuti non arrivano mai a quelli di Ryuk, guarda. Ma non me l'aspettavo! Lui è sempre così. Io sono inevitabile, io. Ha trovato! Non ce ne frega! Ma porca di quella porca, quando giovedì devo fare live, what? Ma perché, che succede che fanno i tornei? Scusate l'ignoranza. E se ci sono i tornei di calcio? Ma che cazzo? E Visconti, così non l'avevo mai visto. Perché è Nino? Perché è Nino? È Nino praticamente vestito da Natale. Ma che è? Sì, sì, i tornei di Valorant. Ah. Quindi? Twitch andrà in malora. Twitch davvero ecco, scoppia. Ovviamente. Perché ovviamente, come anche per esempio, quasi una volta me ne sarà successo un casino degenerante. Perché ti ha mandato proprio la. Ti ha mandato proprio l'avviso? Sì, dice se è preparato tutto per la fase eliminazione diretta. Però me l'ha mandato pure l'altra settimana che facevano il torneo di Valorant. Ma perché? Ma che significa? Ma che se ne ci prega? Sono i soldini! Ci sono i soldini in palio. Ma che se fot? Vabbè, ma. Meo la bellezza di Yuki. Basta che ci fanno streamare a noi, ma chi se ne importa? Ma chi se ne frega?
Ma è 100 volte meglio la mia bellezza che la bellezza di quelli che fanno il torneo di Valorant, no? Perché sono fantastica. Ma guarda, a me se non me lo accennavano, manco sapevo che cos'è Valorant, non sto scherzando. Io so solo che è un FPS tipo... FPS tattico. FPS tattico prima persona. Sì, perché io, guarda, lo so solamente per il fatto che una volta, tipo, quando c'era, tipo, l'anno scorso, durante la quarantena, avevano fatto la cosa che, mettiti a guardare uno streamer famoso per ricevere la key per la beta di Valorant. Io non l'avevo fatto perché a me non mi interessava, però me la ritrovo così alla cavolo di cane. Ecco, e io non seguo neanche gli streamer grossi. Anzi, a quel tempo non stavo neanche quasi su Twitch. Ci stavo solamente una volta ogni morte le papa. E quindi, che succede? Lo inserisco, ho fatto una partita, manco fosse stata la mia prima partita, sono soldato intanto a uno che mi augurava la morte e tutto. Che bello! Dico solamente questo. Più chi non ha comment proprio. Mi augurava anche le peggio malattie. Carucci. Le belle community, insomma. Anzi, una volta ho fatto così, praticamente in una partita, quel tizio là che me l'ha detto in quel modo, io veramente eravamo rimasti solamente noi due contro tutta la squadra. Il clown. No, il clown. Io veramente esco dicendo, sono toxic e quindi devo andare a quel paese, ciao, alla prossima, l'ho lasciato da solo. Non mi ha visto. Sì, perché sta venendo verso noi. Io provo a fare quella al centro della casa. No, c'è sfinimento! Vaffanculo. Vai. L'ho triggerato. E volavi. Eh no, ora non volevi. Ma... cioè, okay, l'ho buttato. Rifle. Voi non avete capito questo. L'ho buttato. Ok, poi dopo ho corso perché l'ho stunato. E dopo 2 secondi mi ha buttato giù. No, dove sta andando? Davanti a me. Ok, allora non c'ha barba che in C. Ma almeno sono esito per un gancio, va. Per un sì, gen. Due gen. Ma finisco anche questo. A posto. Valerio! Aspetta! Mi fa male il piede! Fammi un massaggio! Oh, grazie! Grazie il massaggio! Però sta arrivando a qua, questo vuole fare la Divina Commedia! Iniziamo a andare. No! Questo è già fatto. Ciccione di merda. Questo è un gancio. Ficcatela nella bombetta. La bombetta. Questo è davanti la porta. Maledetto, comunque la pagliaccio. Bombetta. Là c'è. C'è. Se questo non è barbecue un chili esagerato, non so cosa sarebbe, allora. Oh no, non mi ha visto. Il De Conchinis, quello è davanti la porta, ma non ci sono gen non davanti la porta. Ma sa che no. Mi sa questo qui vicino a te. Ma dai, chili che mi fanno sissi di prendere a schiaffi. Oh. Così, si lamenta qui. Sta vomitando. Poi viene dritto verso di noi. Vedere? Eh sì. Ha già buttato la bombetta. No, non ci ha visto però. Però ha buttato la bombetta. Non mica è venuto. Ma è ancora lì, Ryuk? Domanda. Allora, con l'animazione non l'ho visto. È dietro di me. Ora è alla mia sinistra.
Vabbè, ti sta camperando? Perché se così fosse... No, sei andato via. Sta arrivando, via. Sakina, sta arrivando. Sta arrivando, porcaccia la miseria, luridazza, strizza! Mi sta salvando dai Visconti. Ti posso chiamare Giuseppe Conte? E dai, ce l'ha con me! Ma t'animasselo la mamma! Lol. Vieni. Questo è Cheryl invece, quando si è fatta ferita. Almeno ci ho avuto la soddisfazione di spaccartelo in faccia. Ce l'ho con me. Sono poi gli altri due, sono tutti davanti le porte, me sa. Ce l'ha con me. Ce l'ha con me. Tu madre. Chi è? Mauri. Vabbè, eh. Lasciamo un attimo questo. Ridi su sta... vabbè, scusa. Diventa volgare quando mi arrabbio. Ti capisco, perché io sono così. Anche se in live mi trattengo sempre. Eh sì. Non si offendono le mamme? Ma lui c'ha la mamma particolarmente mignota. Al massimo sì, si offendono le mamme. Perché almeno dalle mie parti, essendo campana... Bravo i Visconti, essendo campana... Raga, mi sa che preziosa della vita è la mamma. C'era con Ace Visconti, fammi vedere se non mi vede, il De Cataractis. Vado a prendere l'Edina, così c'ho Borrowed. Tutto schifo sta partita però. No, l'hai preso o no? No. Vai a fare un altro gen. Mi scappo. Oh, ti cura. Allora, mo stanno davanti le porte, quindi se ecco, non l'hai trovato, vai verso davanti le porte. Facciamolo mentre Sbisconti lo tiene, perché sembra essere quello... bravo. Ho trovato quello inizio partita che io e lei stavamo facendo. C'è quello laggiù! Da che zona stai? Ryuk, pronto? Sta laggiù. Dritto per dritto. È una porta, vicino alla porta sono. Ci sto sentendo, mi sa che è questo qui. Ho capito qual è. Andate vicino a una porta. Porta. Nasconditi però, Leria, perché può darsi che lui va vicino alla porta, il clown. Io voglio andare a salvare quello. Ci stanno pure un sacco di totem da rimuovere. Io ho paura che sto dita banana c'ha qualche maledizione tipo Noed. Appunto. No, sta andando verso la porta. Ecco, sta andando verso di me. Ci ha provato. Sta verso di me. Non è vero, ragazzi, mi ha mollato. Ce l'ha con me? No, non ce l'ha con me. Sì, ce l'ha con me. Ce l'ha con me. Ce l'ha con me tantissimo. Se la prendo, vado a prendere io Visconti. No, vado a prendere io. No, lo prendo io Visconti. Ah! Sto già là. Leria, vieni vicino alla porta. No, raga, ciao, addio. No, vieni vicino alla porta. Dove sei? Aiuto, ce l'ho preso. Vieni. Dove sta porta. L'altra porta? Dov'è? Gira la porta, yeah. Sei dentro la casa? Dov'è la porta? Domanda. Bello, no. Leria, usa un pallet, cerca di utilizzare un pallet. Non c'è niente da fare. È stata... Il dialogo. Oddio. Proprio zero. Quando gli fai la domanda. Pronto? Stavo chiedendo a Leria dov'era. Posso rispondere a te se io sto facendo un'altra domanda? No, il problema è che tu sempre ti fanno le domande ma non rispondi. Mi porti all'uscita, davvero? Sei così carino. Ma veramente? Non è che anche voi siete così. Cioè che mi rispondete subito, eh. Ma vabbè, dall'uscita. Spesso, noi perché casomai se siamo nel chase ci sta pure. Però ma porta dall'uscita. Non stai manco nel chase e non rispondi. È per capire perché così venivamo. Ma vabbè. Ti ha fatto uscire, dai. Va bene, quello è l'importante. Vabbè, io esco, dai. Che dolcino. Sì, poteva. Poteva anche agganciarmi, ma non l'ha fatto. Ma chissà, forse gli è piaciuto lo spirito di squadra, perché molte volte restano colpiti e dicono: ah, mi siete piaciuti come gruppo, quindi ci ho lasciato andare.
A me uno ma praticamente mi ha fatto vedere che apprezzava il fatto che indossassi il come si chiama? Il ciondolo dell'LGBT. Ah, della bandiera LGBT. Sì. Io, a me una invece volta a lui invece, il contrario. A me una volta è successo che uno mi ha tunerato perché avevo la bandiera dell'LGBT. Sì, ma che schifoso. Però quanto è bellino questo! C'è un gattino come foto profilo, che patatino. È carino, però è killer. Sì, però è un killer burdo, però. E comunque, Luke puzza. No. Zucchino. No. Sì. No, no, no. Ma quanti livelli sono qua? 70. Io stento sto a livello 58. E mo ci arrivo a 70. Aspetta a te. Adrenalina. Ah, che volevo dire? Non l'hanno ancora aperto il nuovo tomo? Excuse me. Oh, sì che l'hanno aperto, ma io non me ne ero accorta. San, 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 san. Facciamo l'ultima completa. Perché sennò rimango qua tutto il giorno. Sì, sì, non ti preoccupare. Tu diccelo. Lo devi andare. Ragazzi, va, metto Addonfield. Metto Addonfield. Va bene. Mi dà che mi serve un kittino. Non avevo visto che si era aperto il nuovo tomo della spaccatura. Scusate un attimo, faccio un attimo una chiamata. Sì, sì. Niente. Babì. Scusate. Devo controllare una cosa. Ma Vince. No, non c'era la cacciatrice, non ha cantato. Per caso poi ti va? Come raid ci stanno ora che alle 18.30 porto di nuovo DVD, porto sì, anche sì. DVD. Se ti va di fare il raid, ovviamente. Andiamo, andiamo. Decidi tu a chi fare il raid. Sì, però nel caso aspetto un attimo 5 minuti che faccio il ticket per quella storia lì e poi interagisco nella chat. Non tu worry, nel caso chiederà di te glielo riferiremo. Qual è la canzone di Freddy? 1, 2, 3, Freddy viene per te. Oh, un russo. Confietta. Guarda caramelina. Oh no, Ryuk è ritornato. Jean Romero che ci porterà i killer. Adesso mi metto a piangere come un bambino che ci tengo problemi di mal di gola. Yeah! Salve, la guardia di finanza. No, oggi no. Oggi fa troppo caldo. No, faccio come Giovanni e Giacomo. Ha sbagliato numero. Addonfield. L'ho messa io. Ah, ok. E tu ho detto Addonfield. L'ho messa io. Ho detto Addonfield, oddio. È Nemesis? No. No, perché te l'hai scritto sul messaggio no, in chat? No, che ne so, l'ha scritto no, Mauri. Credo. Ah, l'ha scritto Mauri, se è Nemesis, giuro che ti vengo a picchiare. Strega chiama colore, lupo mangia frutta. Secondo me è uno spirit. Se è uno spirit, vi vengo a cercare. Sappiatelo, vi vengo a menà. Il gioco del fazzoletto. Ah, quello è ruba bandiera. Raga, perché c'è? C'è un quadro particolare ciao, qui? Ciao, 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 ciao.
Vedi il mio... No, adesso con il mio sedere ti blocco la strada. Culona. È una persona. Niente. Sì, ma non è che per ogni volta che faccio lo scattino mi devi levare tutto... Cioè, mi devi già mettere sfinimento. Ciccia! E sfrizzo. Mi mangio tanto di quei panini. Direttamente in da face è venuto nella faccia. Ha pure sdunzato. Ha fatto. Io me ne vado a fare nel cuore. Vedete, non c'è. Quindi se Nemesis sta lì e mi picchia, sì. Però è frizzino, quindi non ti picchia. Quindi sei salvo. Però potrei picchiarti così per sport, quindi. Che sport fai, Leira? Ah, non lo so, picchio la gente. Picchio la gente. Disso la gente. C'era ieri sera che mi hanno fatto incazzare una bestia. È arrivato uno e mi fa: sai, io ero tanto amico di Dutch Streamer, non lo vedo da un sacco di tempo. Non ha salutato, se n'è andato subito per dirmi sta storia mentre io ero in live a vedere Watch Party. Cioè, non capisco gli agent. Però no. 3, 2, 1. Ho fatto quello che stava da solo. Ecco Valentino Rossi. Si sente. Lo so, ma non ci posso far niente. Adesso appena il killer mi insegue canto una canzone pubblicitaria, lo dico. Oh, sto sprizzino di merda. Stalkera. Cioè no, stalkera. Stanela. Oh, stronzo, lasciami. C'è quello sopra il gancio. Non so se potete andare. Sto finendo un gen. Ci sto provando, ma ce l'ho io. Appiccicato le schiappette. Guarda che si tenta di liberare mo. Ok, è scappato. Se prova solo a liberarsi. Oh, sta facendo la finta. Ci sta. Mari, ma chi è quella che è scesa? Io. Ah, ok. Così fa. Vai. Perizzatina di merda. Mi sono incastrata, scusa, Riocchino, scusa, me ne vado. Mi sono preso la perché... Ce l'ha con me, ma non è servito a niente. Ce l'ha con me, mi dannela sta merda. Dai, Jen. Jen. Se no il chase di lei è sprecato. Questo l'ho fatto e io ho salvato a lei e curato a lei, perciò se no lo facevo volentieri. Tanto non mi curo un attimo. Però mi le baci le chiappette. Io ho capito, mi baci le piante. No, perché sono fasica, scambio le lettere. Devo dire le piacchette. E viene verso di me. Sì, ce l'ho con te. Sta venendo l'altro a salvarti. Vediamo se mi insegue. Oh, sono le Lelli. Le tue scarpine, oia. Aiuto. C'è quel generatore che sta lì vicino che è praticamente finito. Dai! Maledetto! Ma l'ha preso? Non si bullizzano le ragazze. No, non mi sta più inseguendo. No, mi sta con me. Ce l'ho con me. A posto, 3 ganci, 3 gen fatti. GG. Mollami! Dannazzo! Dannazzo! Levati! Mettiti la mucchina nelle mani! Namo? Ecco, moglio culo per colpa tua, puzza di me! Perché c'ha le mani sporche, quando vai che non le lavi? Ah, sti infami di merda! Non era abbastanza lontana, ce l'ha con me!
Mi sta salvando quella Meg. Meg, sì, c'hai sì, del sapone? Oh, stronzo, levati! Ah, porca la miseria, c'era lo skill check troppo difficile. Sta venendo da me, sta venendo da me. Vaffanculo. Sta venendo proprio da me. Volevi con la tua faccia, che ti ho sgonzato quel musaccio maledetto che ti ritrovi. Ma veramente mi ha già lasciato, ma che è? Perché mi ha visto a me, quello è il punto. No, è che l'ho anche sgonzato, quindi forse... No, non mi segue più, non è vero. Sì, ce l'ha con me. Va bene, io me ne vado, Ciao, Ciccio. Ciao, Ciccio. Non mi prende? Vieni qua che ti curo, lei. Ah, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ma che fa? Mi dà un hit e poi se ne va. Comunque, sì, quel genere. Ma va a spaccare con Jen. Vado a spaccare. Sì, sì, cioè, si è fissato. Quindi, o lo teniamo come bait in quella zona e qualcun altro fa tutto. Jen. Io ve lo dico di già che c'è Hanging Go, Qual è la Hanging Go? Porca miseria, ti toglie il 60%. Comunque, ti toglie un bel po' della progressione del Jen. Se lo hitta, se lo colpisce. Non mi ricordo quanto, sinceramente, però un bel po'. No, raga, lo camper, per forza. Vabbè, allora troviamocene un altro. Si deve soltanto baitare lì. Allora, questo giù nel garage è fatto. Non so, io ne ho fatto qualcuno in un'altra casa. In mezzo okay, alla strada. Ok, cioè sono due vicino alla porta. Due vicino alla porta della casa gialla. Ti sento. Sta venendo. No? Sta venendo veramente. Lo sentivo. Perché ce l'ha per Kid White, quindi vai. Sì, ho visto. Ce l'ha con l'altra Meg. È stato troppo veloce, porca miseria. Che poi questo non ha neanche utilizzato l'abilità per farlo impazzire. A me un sì, po sì. Un po' sì. Perché io tengo la pazzia 1. A me proprio non l'ha utilizzata. Sono giù. Guarda gli skill check al contrario, guardali. Ok. Poi andiamo in quell'altro genere che sta là dietro. Dove, Ryu? Qua dietro. Minchia, è esplosa alla fine. Qua. Eccolo. Eccellente al contrario, boom bitch. Ma lo starà camperando? Penso di sì, perché ha visto che sta facendo. Non è mai vero. Dov'è? Sta dietro, sta là giù, lo vedi? Oh no, ce l'ho in faccia a me, altro che sta là giù. Però ti è arrivato vicino. Ma io lo sto continuando a fare. Ragazzi, mi ha mollato. Ma questo un pezzente lurido tiene una perk che ti fa consumare prima gli oggetti. What the fuck? E infatti ce l'ha con me. Non mi sono riuscita a curare, ragazzi. Vabbè, dai, dai, dai. Ce l'ha con me. Ce l'ha con me. Ce l'ha con me. Beh, il figlio volta, dell'Androcchia. Ce l'ha con me. Ce l'ha con me. Va bene. Sto salendo la sofferenza di Luke. Perché la nostra no. La nostra non è sofferenza. Mi puoi curare per favore? Curo col medico che ti fa. Perché sta venendo di qua. No, non sta venendo là. Super okay. Sfrizzata. Metti. Non è arrivata, non è arrivata qua per fortuna. Sta venendo da questa parte della porta. Quella sta aprendo la porta. Pure noi a 99. Ma ti sta camperando? No, perché no. Sta venendo in quella porta. Perché io so Borrowed, io butta so da giù. Lady, puoi prendere per 10 secondi vai. Un hit. Sta andando verso Lady. Vai verso quella tipa. Vai, la vai. Faccio triggerare. No, non sei triggerato. Si aprisse la porta, guarda. Oddio, no. No, stai che sta venendo da questa parte qua mia. Ce l'ha con me! Ledina. No! Ce l'ha con me! No. L'animaccio di tua madre.
Eccolo se quella mi aprisse la porta. Non c'ho adrenalina, è quello il problema. Ma ragazzi, non mi fate prendere per favore. Come faccio? Vorrei provare a usare la torcia, ma sono lontana. No, non mi prende. Tanto io ma dove sta? Ti campera? Sì. Sta camperando anche qua. E niente, mi ha preso. Addio! Sei un figlio dell'Androcchia. Io ci ho provato. Dove cazzo è l'altra porta, raga? Ce la vede davanti, ce la vede davanti. Ma... Tanto sta pensando a noi. Ho capito. È alla sinistra di quella in cui c'eri. È alla sinistra. Perché io sono ferita. Che? No, niente, io sono rimasta dietro perché non mi ricordo dove è la porta, sinceramente. Aspetta, 11! È alla sinistra. Sono arrivato al rank 11! Yeah! Brava! Ah, ok, aperta già apposta. Me ne vado, esco. Vadi, vadi. Ciao! Ah, lui era un rank 8. I'm death. Volevi darmi la hit, vero? Ma io i punti non te li regalo. Ma più scarsina ero io! No, ci ho provato con la torcia, ma ero troppo lontana. Vabbè, ed era troppo laterale. Comunque, basta così. Che così facciamo il raidino a Nora, che sono le 6:30. Non è ancora avviato. No? Cioè, io non la vedo ancora online. No. Adrenalina. Anzi, non ha neanche ancora modificato il titolo. Let's see. No. Basta con le demolizioni auto-heaven. Ma io non, voglio demolire. Voglio modernizzare. Facciamo così, va? Ma io questo. Vabbè, ci che poi oggi che io poi oggi non ho neanche portato il killer a nessuno. Vedete come sta imparando a non portare più il killer e tutti voi a dire tu porti il killer. Vi ho fregati. L'unica che credeva in me era solamente Levia. Oh, non è vero. Allora, comunque al mare c'è un clima stupendo. Immagino. Ma te ne fai un'altra? Aspetti, sì, facciamo un'altra nel caso. Ok, adesso ho modificato il titolo della stream. Sì, penso che mo va live. Va? Sì, sì, ok, sì. Allora niente. Aspettiamo perché sicuramente va perché ho visto. Sì, eccola qui. Ecco, è entrata ecco. Live. Allora chiudo qui. Grazie mille, Levina, dell'ospitalità. Ma grazie a voi, ragazzi, grazie mille. Della compagnia. E grazie per avermi fatto salire di rank. Ma di che? Ma di che? Ci vediamo tra poco da Nora. Va bene, a frappè. Bene, a fra poco. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ok, ragazze, noi ci spostiamo sui crediti. E faccio partire i crediti quando mi si aprirà il browser. Ecco il mio cane che abbaia. Saluta anche le... Sakina. Comunque io ringrazio tantissimo Sakina, Riucchino e Vince che hanno giocato con me oggi. Che cosa è successo? Crea un intro per il tuo canale, ciccio. Sei arrivato tardi. No, aspettate, li devo far ripartire. Li devo far ripartire. Ok, grazie per aver supportato il canale con i moderatori Kala, Isid, Romea e Vita. Ma c'erano quindi l'host di Safiriat, di Nintendoll e basta. E grazie ai bot che oggi mi hanno aggiunto, mi hanno fatto veramente felice perché mi hanno fatto capire che sono famosa anch'io. Comunque, sì, facciamo il raid a Nora. Ok. Io vi ricordo che stasera siamo nel canale di H-Style Machine 80, AT, dove giocheremo a Card Against Human. Domani saremo nel canale di Nora per giocare a Secret Neighbor e vi dico subito che lunedì, martedì e forse mercoledì non ci saranno le live perché lunedì farò il vaccino alle 3:30. Quindi...
Raga, se mi va male, ma ho voluto bene. Me le tiro, mi gratto il seno sinistro. Comunque, io niente, vi auguro buona serata. Ci vediamo dopo da Nora. Rimanete per il raid, che così facciamo un bel raid ciccioso. E se volete rimanere se volete rimanere aggiornati per le live, c'è sia il gruppo Telegram, facendo punto esclamativo Telegram, e c'è il social Instagram, anche se lì posto di meno, però lì praticamente vi dico sono in live, quale gioco porto. Su Telegram vi faccio anche scegliere quale gioco portare, perché tante volte mi trovo un po' in difficoltà e vediamo di trovare qualche gioco insieme. No, lo so, lo faccio partire a breve. Comunque, ragazzi, io vi saluto, vi auguro buona serata e niente. Ciao ragazzi, vi voglio bene. We'll be right back.